150.000 a Bergamo sono sulla soglia della povertà, la CISL lancia l'allarme, fenomeno nuovo, servono politiche strutturali. La CISL lancia l'allarme, le persone a rischio povertà in Bergamasca sono oltre 150.000, un fenomeno nuovo e in crescita per cui non sono ancora state trovate risposte strutturali. Se ne è parlato oggi in un convegno organizzato dalla FNP alla Casa del Giovane, vediamo. Nuove povertà, se ne parla da tempo, ma ancora si fa fatica a dare al fenomeno un contorno preciso e soprattutto delle risposte adeguate. Cercano di farlo i pensionati della CISL che dopo un incrocio di dati Istat con alcuni provenienti dall'osservatorio privilegiato della Caritas afferma che nella nostra provincia nel 2012 le persone sulla soglia della povertà sono 150.000, il 15% del totale della popolazione, un dato allarmante che va comunque interpretato. Il rischio di povertà è a 1.500 euro. Basta che un componente della famiglia, per esempio, pur lavorando, non venga retribuito come sta avvenendo. Assistiamo tantissimi lavoratori che per la crisi vengono pagati e questa famiglia scende al di sotto dei 1.500 euro e diventa non solo a rischio povertà, ma passa veramente nella povertà. Secondo la Caritas, anche la politica locale ora si deve interessare al problema della mancanza di lavoro, che sta alla base della crescita della povertà. E concretamente, in un comune, cosa è possibile fare? Ricordo che il tema, per esempio, del lavoro non è un problema di addetti. Oggi il tema del lavoro dovrebbe essere un argomento di politica da parte anche delle istituzioni dei comuni, perché il lavoro è parte loro. Il fenomeno da congiunturale si sta trasformando in strutturale e proprio per questo non bastano più gli interventi classici o una tantum, servirebbe una politica di intervento ragionata e uniforme. Un reddito minimo di inserimento, un livello essenziale di assistenza, cioè quali delle forme che garantiscono a chi non ha garanzie di avere un minimo di sopravvivenza. Cioè alla fine noi oggi abbiamo una politica che soprattutto tutela chi è già garantito, ma chi non lo è che fine fa?